ritardato, proprio per darle carattere definitivo per la classifica. Resta comunque la soddisfazione per un piazzamento generale che eguaglia il migliore ottenuto in Coppa Europa nel 1981 a Zagabria. Resta anche la sensazione di buona completezza della formazione azzurra e la conferma di alcuni validi personaggi, su tutti Francesco Panetta, autore dell'unica vittoria azzurra nel weekend praghese nei 3.000 siepi. Lo stiamo proprio seguendo nelle fasi conclusive della sua gara, quando conclude vincitore sfiorando anche il primato e trascinando all'entusiasmo il pubblico con una gara di testa che ormai è diventata la sua caratteristica. Grande personaggio dopo la conclusione dei campionati europei di Stoccarda. Avrebbe potuto andare in gol, perché con il trascorrere dei minuti il suo contropiede era diventato sempre più convincente fino ad arrivare alla segnatura dell'1-0, ma questa volta con la partecipazione non soltanto di De Vitis e Paolucci, ma con la collaborazione in area di Picci, Dalla Costa e Rocca, che hanno a ripetizione tentato di violare l'ermetica difesa di Terraneo. Sulla respinta corta De Vitis è stato lesto ed ha dato alla sua squadra la quasi matematica certezza della permanenza in Serie B. Mercoledì toccherà... 5-7.